Buonasera al pubblico di Onda TV, ci ritroviamo per l'appuntamento settimanale con la nostra rubrica sociale Un Occhio per Tutti. Siamo nel cuore del centro storico della città di Sulmona, Piazza Garibaldi. Il nostro occhio ci si ferma sul carnevale sulmonese celebrato ieri e quindi vogliamo dare risalto a questa festa che unisce piccoli e grandi, molto sentita dal punto di vista sociale con le dovute differenze per quanto concerne la sua espressione lungo il tempo. Sfilate le carri allegorici, molteplici le maschere che si indossano in questo giorno. Vediamo come i sulmonesi stanno rispondendo a questo carnevale 2014. Come al solito vi invito a seguirci. Per Sulmona sì, unisce piccoli e grandi. Sì, unisce tutti, piccoli e grandi. Questi momenti di questi tempi ne abbiamo bisogno. Sono momenti belli da ricordare. Piccoli e grandi oggi in una grande festa. Sì, ci vuole ogni tanto quest'aria che tira un po' di felicità. Il vostro ricordo del carnevale qual è? Mio personale, non ne ho grandissimi, perché non è una festa sinceramente che amo tanto. Sicuramente per i bambini è un bel giorno. Oggi si indossano le maschere, ogni tanto ce le dobbiamo anche togliere però. Bravo, ben detto, sì, leviamoci le maschere. Come ha preparato i suoi figli oggi nella festa in maschera? Eccoli qua. Come sono vestiti? Normali. La maschera non l'ha voluto mettere e ce l'abbiamo qua. Il suo ricordo del carnevale da bambina qual è? Non era così, era molto più bello per dire la verità. Anche se i carri sono bellissimi, questo è da dire. Tutto è bello della mia adolescenza e della mia giovinezza. E questa risposta dei sulmonesi in questa giornata bella dal punto di vista sociale? Per i ragazzi senz'altro è un incentivo a fare meglio, per i ragazzi. Per noi adulti partecipiamo con loro e cerchiamo di condividere le loro gioie, le loro ansie e le loro speranze. Come sta andando questa festa? Molto bene, pieno di gente, vedo che la giornata meno male ha mantenuto. Sulmona si presenta bene, almeno in questa giornata? Sì, assolutamente, il tempo fortunatamente ci ha accompagnato, ci divertiamo insieme ai figli, moglie e figli, tutti vestiti, una giornata di festa, di spensieratezza. Per la nostra città c'è molta unione oggi. Sì, io faccio compagnia a mia figlia. Ah, bene. Sì. Si torna piccoli ora a carnevale? Sì, per forza. Grande festa il carnevale sulmonese. Sì. Peccato che io purtroppo sono diventato grande, da piccolo mi vestivo pure io, adesso è diventata una festa per i bambini. E i grandi non possono partecipare a carnevale? Sì, possono partecipare, però qua c'è la mentalità sul mondo di, che non si vestono. Di Sulmona, vice sindaco Luciano Marinucci, tiriamo le somme di questo carnevale 2014, dicevamo anche con la gente, oggi Sulmona più unita del solito. Ma oggi è la festa, per antonomasia, la festa dei bimbi e noi come amministrazione ed io in particolare ci ho tenuto molto a far sì che questa festa riuscisse nel migliore dei modi e questa piazza
così piena non mi rende che felice. Grazie anche all'organizzazione di Ivan Giambiero, stiamo facendo un bel carnevale e siamo in attesa di continuare con una bellissima giornata di festa. Sulmona quindi ha risposto bene, e anche sulmonese a carnevale possiamo fare. Sulmona deve rispondere bene in tutto, io penso che è una città bellissima, una città affascinante, e quindi oltre ai grandi eventi che noi abbiamo intenzione di organizzare per il futuro, penso che anche questi tipi di manifestazione merita, la città merita questi tipi di manifestazione, perché noi ci impegneremo sotto questo punto di vista. Se poi riusciamo a rendere felici tanti e tanti bambini, allora il cuore ci sarebbe di gioia. Qual è invece il ricordo del carnevale proprio di Luciano Marinucci? Ricordi quando andavo al liceo con gli amici, facevamo tante baldore, ma ormai diciamo è passato nel dimenticatoio. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata della nostra rubrica dedicata a Carnevale Sulmonese. La vita è un carnevale, come avete ascoltato nella colonna sonora di questa rubrica, ma a volte le maschere ce le dobbiamo togliere. Quindi chiudiamo qui da una piazza Garibaldi imbandita di gioia, di festa e di colori. Il nostro occhio per tutti oggi ha dato risalto a Carnevale, ma si vuole fermare anche sulle vostre esigenze. Per conoscerle meglio vi invito sempre a scriverci sul nostro indirizzo di posta elettronica ondatvsulmona@yahoo.it. Appuntamento con Un Occhio per Tutti mercoledì prossimo alle 21.30 sul nostro canale di Onda TV. Grazie per averci seguito anche questa sera, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e una felice serata.